Ladies and gentlemen, madame, messie, signore e signore, miei signori, quelli veri, quelli gobbi, bianconeri, rieccoci qui, un giorno sì, un giorno dalla Juventus Stadium, pre Juventus Villarreal, valido per la qualificazione quarti di finale di Champions League. Oggi il servizio ve lo faccio qui, sotto la curva sud, dove domani sera io sarò presente a sostenere la mia squadra, a onorare i miei colori. Parleremo del punto della conferenza stampa di Massimiliano Allegri e di Manuel Locatelli, però prima voglio invitarvi ad iscrivervi al mio canale YouTube BJ24 Live e di lasciare un like se il video vi è piaciuto. Prima però di iniziare, la sigla. Partiamo subito da Manuel Locatelli. Allora, il ragazzo ha detto che si trova pronto, anzi prontissimo ad affrontare questo ottavo di finale che ci può portare ai quarti di finale. Gli hanno fatto diverse domande, ma prendiamo quelle più centrate per la qualificazione in Champions, alla partita di Champions. Manuel ha detto che si trova pronto, anzi prontissimo ad affrontare questa importantissima partita molto delicata, e lui ha detto una partita che dobbiamo stare molto molto attenti come affrontarla, non dobbiamo sbagliare niente, perché gli errori fatti all'andata non li dobbiamo ripetere in questa partita, perché lui ha detto ci siamo già parlati tra di noi giocatori e dobbiamo cercare di dare il massimo, ma soprattutto di avere fame, perché lui ha detto questa squadra ha fame, questa squadra da dicembre è cambiata, si è affiatata uno con l'altro e c'è un ambiente veramente sano, un ambiente veramente ottimo che ci permette di affrontare queste partite nei migliori dei modi. Un Manuel Locatelli che mi è piaciuto molto 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 carico, e questa è una cosa molto importante quando un ragazzo così appena arrivato alla Juve è così carichissimo e già pronto a questa fame di portare la Juve ai quarti di finale. Gli hanno fatto una domanda dove gli hanno detto, quando lui è arrivato alla Juve, che ha detto che ha coronato un sogno, oggi lui alla Juve cosa ha trovato, cos'è che l'ha colpito? Ha detto la fame di vittoria, la società ti inculca qualcosa che ti fa diventare vincente. Sono felice di come Manuel Locatelli ha presentato la partita, perché è un ragazzo veramente veramente pieno di voglia di Juve, un ragazzo che sta dando veramente tanto a poco e si sta riprendendo veramente alla grande. Passiamo subito ovviamente a Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri intanto ha detto: questa qua è una partita che sia chiaro che non vale una stagione, perché se noi domani non raggiungiamo la qualificazione non vuol dire stagione fallimentare, falliamo in Champions perché c'è ancora un campionato da giocare, da difendere un quarto posto e da ambire ancora alle altre tre posizioni che non sono irraggiungibili. Questo è stato chiaro, domani è una partita che bisogna vincere, lui è stato chiaro, domani noi vogliamo vincere, vogliamo raggiungere l'obiettivo, perché il nostro obiettivo è arrivare più avanti possibile in Champions League. Poi gli hanno detto se questa di domani lui ha fatto già due finali Champions, se questa squadra può raggiungere la finale, se ha le qualità. Lui ha detto se ha le qualità non lo so, però questa Juventus ha l'obiettivo di arrivare in finale, perché noi ci crediamo, perché con la voglia, l'affiatamento e il non fare errori ci può portare direttamente alla finale. Perciò un Massimo Allegri carico, molto carico, che ha dato veramente tanto, tanto, tanto a questa Juve in questi anni, e non è uno che molla facilmente, è uno che ci crede in questa squadra. Io l'ho chiamato il mago, perché è veramente un mago. Un allenatore del genere, con questi giocatori, che lui stesso ha detto non credo se questa squadra ha le qualità, perché lui stesso lo sa che non ci sono molte qualità, ma lui ha fatto una magia, ha portato questi giocatori veramente dal penultimo posto da inizio stagione, dove siamo quarti, a 7 punti dalla testa della classifica. Una cosa importante, un raggiungimento di Massimiliano Allegri veramente importante, è per questo che Massimiliano Allegri ci crede alla Champions, perché Massimiliano Allegri è un vincente e lui ha presentato questa partita come un grande vincente. Gli hanno fatto pure poi delle domande riguardante la formazione, lui ha detto che tutti i subentrati, quelli che saranno Chiellini, Dybala, Bernardeschi, Alessandro, sicuramente non saranno in campo, perché non li può rischiare, è una partita che può durare dei 90 e 120 minuti, perciò questi possono essere dei ricambi che potranno fare la differenza, perché ovviamente si sa, è una partita che non c'è il gol in trasferta, questa è una partita da affrontare come una finale secca, se la vinciamo anche i rigori siamo ovviamente ai quarti di finale, la vinciamo 1-0, 2-1, 3-2, siamo ai quarti di finale, perciò i ricambi sono importanti. Sulla formazione ora subito andremo a parlare della formazione, però ancora un altro punto su Massimiliano Allegri, dove è stato chiaro e lo voglio ricordare, che è importante che se domani non ci qualifichiamo, che nessuno parli di fallimento, che sia ben chiaro, ve lo dico qui sotto la mia sud,
non è un fallimento se domani usciamo. Ricordatevi da dove siamo partiti a inizio stagione, ricordatevi che anche Allegri stesso l'ha detto, che qui attualmente non ci sono delle qualità chissà che. Noi faremo il massimo perché la nostra ambizione è di arrivare fino in fondo ai nostri obiettivi, in finale di Coppa Italia, più lontano possibile in Champions, che sia la finale, che sia una semifinale, noi giochiamo sempre per vincere. E il campionato, ovviamente, fin quando la matematica non ci condanna, noi saremo sempre lì. Andiamo subito alla formazione di Massimiliano Allegri. La Juve affronterà domani il Villarreal con un 4-3-3, tra i pali Wojciech e Szczęsny, coppia centrale che sarà fatta da De Ligt, Rugani, esterni Pellegrini, Danilo, centrocampo a tre ovviamente con Locatelli, Arthur, Rabiot, il tridente sarà con Vlahovic, Morata, Cuadrado, ma attenzione perché al posto di Cuadrado potrebbe anche giocare Ken. Massimiliano Allegri ha detto che il sicuro titolare sarà ovviamente Vlahovic. Si giocano un posto tra Morata, Ken e Cuadrado, ma difficilmente con la forma che è oggi Morata difficilmente lo vedremo in panchina, perché Morata, si sa, Morata è il re di Coppa, e quando Morata con noi ha giocato in Coppa ha fatto sempre molto molto bene. Mi sono dimenticato di Bonucci ha detto che è un problema ovviamente al polpaccio e domani sarà out e non sarà disponibile. Ovviamente ha pure speso parole per Zaccaria, se Zaccaria non rientrerà giovedì sarà già pronto per dopo la sosta, ma questo è un altro discorso, perché intanto dobbiamo preoccuparci domani di raggiungere questo quarto di finale. Qui è il nostro meraviglioso stadio, la nostra meravigliosa curva, dove domani io sarò presente a sostenere la mia Juve. E anche voi, chi sarà da casa, chi sarà più lontano, chi sarà allo stadio, mi raccomando di sostenere sempre la Juve al di là della vittoria. Onoriamo sempre la nostra maglia, perché è molto molto importante. Non vi tengo tanto, vi voglio soltanto ricordare di seguirmi anche nei miei social, che sono Facebook, Instagram e TikTok. Mi raccomando, seguitemi anche su una pagina bellissima che è Maglia del Cuore, sempre su Facebook. Mettete mi piace e seguitemi anche in questi canali. Signori miei, dallo Juventus Stadium per oggi è tutto, ma domani sarò lì presente a farvi le live. Speriamo di beccare veramente una serata grandiosa, di filmarvi qualche bel gol, è una delle migliori esultanze che ci porterà direttamente ai quarti di finale per andare sempre più lungo possibile in Champions League. Vi voglio bene, amici miei. Io dallo Juventus Stadium vi saluto, ossa benedica a tutti, pisciotti, vinne vai, e fino alla fine, forza Juventus!